Amici di Formula Italia, buonasera, benvenuti. L'ultimo appuntamento della Summer League 2022. Siamo sul circuito di Miami. Battezziamo ancora una volta uno dei nuovi entrati all'interno del calendario della Formula 1 e quindi a sua volta anche del calendario di Formula Italia Team. Come sempre vado a presentare coloro che sono con me qui questa sera. Sento un leggero rientro, non so di chi è. E intanto a fianco a me in cabina di commento a farmi compagnia Jacopo Rochita. Ciao Luca, buonasera a tutti, buona gara. Direttore di gara, supervisore questa sera, Andrea Badolato. Dai, supervisore, dai, cerchiamo di essere buoni almeno l'ultimo dell'anno. E devo dire che questa gara parte subito forte, perché almeno guardando quello che sta accadendo in pista abbiamo davanti una Ferrari e una Red Bull e tra l'altro si ritrovano in prima fila i due ex compagni McLaren della Pro dello scorso anno, ovvero Fabio Elsorrema e Lele Salva. Vai, dica. Non vorrei essere al posto di Fabio Elsorrema, no. Comunque ragazzi, prima di iniziare vedo una grande disparità di gomme già nella 25%, tutte scelte molto diverse tra di loro. C'è chi ha montato la soft, chi ha montato la hard e chi ha montato la media, quindi sarà molto interessante capire chi avrà fatto la scelta giusta e staremo a vedere. Vetture che ora si stanno andando a piazzare sulla griglia di partenza e quindi tra poco andremo, eccolo là, eccoci qua, subito la prima caduta purtroppo. Lele Salva proprio in prima fila. Beh, può rientrare. E differentemente dalla realtà è la Red Bull che cede di affidabilità di connessione, signori. È vero, vero. Non vero. È un detto, perché può partire meglio anche il fantasma. Stanno arrivando le ultime vetture sulla griglia di partenza. E allora ci prepariamo per la partenza di gara 1. Ricordiamo gara sprint al 25%. Allora via! Alle luci rosse che si accendono! Si spengono ora per la partenza della sprint race. Lo scatto di Fabio Elsorrema bruciato dal fantasma di Lele Salva, che è partito fortissimo, ma ovviamente verrà scavalcato dal resto del gruppo. E c'è subito un ritiro dietro con Fenecart che è arrivato a cannone prendendo l'altra Ferrari, quella di Magico Sonny, che ancora una volta incredibilmente rimane coinvolto in un incidente nelle prime fasi di gara. Sì, bandiera gialla, però sembra che comunque non ci sia la safety car, anche se poteva essere palese, con praticamente Daniele Play che si è incollato alla Ferrari di Fabio, che sta cercando subito di imprimere un ritmo forsennato. Terzo Alessandro, che con questa gomma hard sta cercando di rintuzzare gli attacchi di Schumi, che però lo attacca all'esterno. E allora andiamo a vedere Schumi che attacca nei confronti di Alessandro all'esterno e va prima dell'inizio della parte più tortuosa, quella che ha dato non pochi problemi ai piloti anche nella realtà, questa parte che sembra totalmente avulsa rispetto al resto del tracciato. Sì, è molto difficile perché si va con marce basse, ma al contempo il posteriore si scarica tantissimo, visto che le ali sono abbastanza scariche, quel tratto lì diventa un tratto veramente determinante. Altra bandiera gialla dovrebbe essere Pierre Jock, che si è girato proprio alla chicane. E lì i cordoli possono essere davvero molto pericolosi, bisogna stare attenti, sembra non ci siano danni sulla sua vettura, mentre davanti Fabio Elsorrema continua la sua cavalcata, ma Daniele Play segue da vicino. Vedremo se verrà fuori comunque nel proseguo dei giri una differenza di passo in questa gara, che comunque sostanzialmente molto corta. Taglio Sass, wow, no, questa è la safety car, infatti va dentro una McLaren, quella di Gallianz. Ci sono i tabelloni, non riusciamo a leggere. Virtual safety car, quindi piloti che sono chiamati a rispettare il delta in questa fase. Mamma mia, che botto per Taglio Sass. Abbiamo visto la sua Aston Martin completamente distrutta al centro della pista. Stupisce che non sia una safety car. Ricordiamo che la safety car in questa gara ridotta, in questa gara sprint è ridotta, quindi diciamo stupisce, ma fino a un certo punto, che non ci sia stata una vera safety car. E Gallianz è rientrato approfittando subito di questa virtual, che ha guadagnato tanto ai box. Il problema è che però ha messo la gomma rossa, che forse difficilmente potrà fare 12 giri in questa 25%. Vediamo un po' quanto durerà questa virtual safety car, che però dovrebbe, credo, finire a breve. Finisce in questo momento. E allora riparte Fabio Elsorrema, ma non si fa cogliere alla sprovvista Daniele Play,
che rimane subito incollato al pilota della Ferrari e fanno subito gap, perché hanno un secondo e serie vantaggio nei confronti di Lele Salva, che non ha ancora ripreso il controllo della vettura e credo non ci stia riuscendo. No, non ha ripreso, quindi praticamente in terza posizione c'è Shumi. Eccolo. Legend, poi Taz con la Puma Media, eccolo Lele Salva che probabilmente potrebbe già rientrare. Attenzione perché Taz è il primo con gomma diversa rispetto ai primi quattro in classifica con gomma media. Vediamo un po' quello che potrà fare il campione del mondo della Sport League 2021. Nel frattempo viene attivato il DRS e anche Fedecart purtroppo ci scrive che c'è stato bug dell'audio per lei, quindi direi problema non risolto. Nonostante una patch corposa uscita proprio oggi. Mi sembra che lei l'ha ripreso la macchina. Lele dovrebbe aver ripreso la macchina, sì, è riuscito a riprendere la macchina, riparte quindi in terza posizione, tutto sommato non male, graziato anche dalla Virtual Safety Car che ha congelato le posizioni a un secondo e mezzo dalla coppia di testa, quindi diciamo che ha perso molto poco. E Daniele Play ha perso qualcosa nella parte centrale del primo settore, si è ritrovato fuori dal secondo, fortunatamente per lui Detection Point aveva il DRS ed riesce a ricucire questo tratto centrale. Attenzione che però Fabio ha cercato di fare il primo strappo di questa mini gara. Lungo intanto dietro di Magico Sonny che si stava provando ad affacciare nei confronti di Alessandro, che è stato scavalcato da Giuseppe Federico. Ancora problemi per Lele Salva. Attenzione, dietro si è girato long, l'abbiamo visto con la coda dell'occhio. È proprio in un punto molto corto, come Sainz e Ocon, solo che non era da muro. Si è salvato il pilota che attualmente guida l'Alfa Tauri, un long che con la gomma rossa comunque pativa un po' rispetto agli altri, non riusciva a imprimere buon ritmo e ricordiamo che la rossa dopo un po' può cedere il passo. 32 intanto per Fabio Sonnetti, che fa il giro più veloce della gara. Daniele Pellei rimane incollato ma gira qualche decimo più lento rispetto al pilota Ferrari. Lele Salva intanto purtroppo ha perso di nuovo, come dicevamo, il controllo della vettura e sta arrivando su di lui Shumi Legend con la McLaren. Shumi Legend che ha 3 secondi e 3 a parità di gomma con i primi due, quindi non in splendida forma. E tra l'altro attenzione, perché la patch che è uscita oggi è andata a modificare delle particolarità della guida, vetture che sono diventati più pesanti tra virgolette, cioè si sente più l'effetto peso, e insomma c'è ancora un po' da capire, perché la sensazione è che il setup va caricato leggermente sull'anteriore, ma è ancora tutto quanto da scoprire. Al netto di questo vedremo su altri tracciati, ma la sensazione è che le vetture siano ancora in grado di fare gli stessi tempi. Intanto attenzione, Magico Sonny, doppio sorpasso ma va lunghissimo. Alla fine mantiene la posizione, ha scavalcato prima Ale in rettilineo e poi staccatona nei confronti di Giuseppe Federico. E ora va a caccia della Alfa Tauri di Taz. Sì, questi distacchi comunque, Luca, che vediamo è proprio dovuto al fatto che c'è stato un cambiamento bello corposo del gioco e molti piloti magari non hanno provato neanche tantissimo la variazione di questa patch, quindi molti sono praticamente in prova in questa gara. Intanto Daniele Play cerca di fare l'undercut nei confronti di Fabio proprio appena aveva perso il DRS, quindi Daniele credo che stia mirando la sua gara sul rimanere attaccato alla coda di Fabio, perché appena ha perso il DRS è andato subito dentro, come a dire provo un undercut, però attenzione al traffico perché il gruppo si è tutt'altro che sgranato. Sì, anche perché stanno arrivando altri piloti proprio in questo momento e la gomma gialla fa fatica a portarla in temperatura. Evis intanto va l'attacco di Ron, forse di Vampir, sì, si è girato Vampir che tra l'altro rimane ancora in pista, ancora spinta al posteriore, fa difficoltà a ripartire. Viene scavalcato dalle spalle di Daniele Play, è decimo dietro Ezio, di 2 secondi e 7. Ezio Bonni, attenzione. Sì. Fase delicata per Daniele Play perché questo primo settore è molto difficile, perché la gomma tende a scaldarsi molto lentamente, quindi ancora deve stare attento e guidare un po' sulle uova. Ancora di Vampi è girato, mentre la lotta ora è fra Giuseppe Federico e Alessandro, con Giuseppe Federico che rimane davanti e dietro si è avvicinato il Sevo con l'altra Red Bull alle loro spalle. Sì, controllo Alessandro... di Ale. Alessandro che sta comunque girando con la gomma hard e non sta facendo malissimo. No, assolutamente no. Oh, attenzione! No. È andato a colpire il muro, forse si è distratto. Lì c'era un muro che
ha toccato il muro un po' come Albon a Baku. Fabio risponde intanto alla sosta di Daniele Play. Mentre Schumi continua. Schumi continua. Vediamo se funziona l'undercut di Daniele Play. Daniele Play soprattutto... sta arrivando Giuseppe Federico e si è fermato. Daniele Play è dietro. Però attenzione, perché Fabio ora avrà il primo settore e dovrà mettere in temperatura la gomma. 5 secondi di penalità per Long. Daniele Play esce alle spalle. Ora vediamo se riuscirà a ricucire. L'undercut non ha funzionato, anzi, in questo momento Daniel Play ha perso 7 decimi rispetto a prima. Alessandro Amuro rompe l'ala proprio mentre stanno sopraggiungendo Fabio e Daniele Play, che lo surclassano. Mentre davanti, parte dietro a loro. Davanti a... no, niente, le salva, non riesce a riprendere il controllo della vettura. L'undercut per Daniele Play non ha funzionato, anzi ha perso un secondo e 4, ha perso circa 4 decimi nei confronti di Fabio Surname nella sosta tra l'undercut e l'overcut. È rimasto, no, no, è rimasto più o meno lì, era 1.3 credo quando è rientrato, 1.5, quindi diciamo che più o meno è rimasto lì. Ha funzionato fino a un certo punto, perché è anche vero che dovendo andare sulla gomma media c'è molto meno problema di metterla in temperatura. Però ora si sta riavvicinando, 8 decimi, c'è stato un errore di Fabio che ha avuto un'esitazione alla chicane. Eh sì, e quindi dalla prossima DRS, prossima zona DRS potrebbe riprendere la scia del pilota Ferrari. Vedo tanti errori dei piloti. Anche River adesso. Continua soprattutto. Sì, fa un altro giro. Tanto il Sevo va ai box. Delle Salva è rientrato in sessione. E ha ripreso il controllo da Magico Sonny. Proprio mentre l'ha superato Sonny. Attenzione dietro, River Marathon, River. Attenzione! Ah, nello stesso punto di taglio, Sass, identico, la vettura si è fermata nello stesso punto. Virtual safety, safety, mi sembra safety car. È safety car, lo vediamo ora dal pannello sulla vettura di Vampir. Safety car, Long, per Schumi. Clamoroso, Long fuori! Non abbiamo capito dove, credo l'ultima curva. Vediamo, sta arrivando la AS di Pier Joker lì. Ai box! Addirittura è ferma ai box. E infatti guardate che Pier Joker lo deve evitare proprio all'ingresso della pit lane. Io credo mentre abbia urtato il muro all'ingresso box, credo. Sì. Mentre Schumi, ragazzi, potrebbe a questo punto balzare in testa. Tanto Lopeschi ci ricorda Schumi Legend e Taz davanti nel subito Sport League. Mentre Long ha fatto le prove di spin, l'ho visto oggi. Break test anche no. Break test incredibile. Questa safety car cambia tutto anche per chi aveva montato come meglio, come Taz e Magico Sonny. Errore! No, clamoroso, l'abbiamo visto proprio in diretta. L'errore di Schumi Legend è arrivato troppo forte. 5 secondi di penalità che non verranno scontati subito e quindi a fine gara. E saranno pesantissimi perché il gruppo sarà tutto compatto. Nel frattempo vado a ringraziare Vanessa Cerizza, Ciccio05CT e Teo Gaming per il follow. Mentre passano sia Daniele Play e Fabio Surname con Daniele Play, che praticamente ha chiuso Schumi per evitare di essere superato i box. Ah, tanti errori ai box da parte dei piloti. Nel frattempo la testa della gara ha proprio ora recuperato la coda della vettura di sicurezza, la Mercedes guidata da Bermailander. 5 secondi pesantissimi, perché, adesso... perché è l'unico lì davanti Schumi in questo momento ad avere la penalità. E attenzione, perché adesso comunque per Taz e Magico Sonny si apre la possibilità di tentare l'attacco ai primi tre e vincere questa 25%, perché comunque, come abbiamo visto anche da Schumi, le gomme rosse non sono riuscite a fare 6 giri, ovviamente il ritmo era leggermente diverso rispetto a Fabio, ma con vettura molto più scarica comunque si potrebbe tentare di arrivare in fondo con non apparente tranquillità, ma comunque con qualche speranza di poter riuscire ad arrivarci bene. Quindi la gara è totalmente riaperta, anche dietro Alessandro ha sfruttato la safety car per montare gomma rossa, tutti più o meno con gomma rossa, tranne Perezio che ha gomma hard, gomma media per Fabio, Daniele Play, Schumi e Lele Salva,
e Vampir, quindi diciamo che tutti sono sulla stessa strategia tranne questi piloti. Quindi questa gara sprint che, ricordiamolo, definirà quella che è la griglia di partenza della Future Race al 50%, saranno 29 i giri da coprire nella Future Race con ordine di partenza inverso per i primi 12 classificati. Luca, se vai sull'ele salva credo che abbia rotto l'ala, Andiamo non vedo l'ala davanti di l'ele salva. Oh, sì? E sarà costretto ad una sosta forzata a questo punto, credo. Non ha perso posizioni in pista, credo che ci sia stato un urto con Magico Sonia davanti, quindi... Infatti va dentro ai box, non era un glitch grafico e non ci siamo sbagliati. La vedo un po' difficile dove potrebbe aver preso qualcuno, perché di solito prendi 5 secondi se vai a contatto con qualcuno. Non vorrei che nello scaldare le gomme ha toccato il muro e abbia spaccato completamente l'ala. Potrebbe essere, anche perché non ha perso però tante posizioni. Per rompere l'ala, insomma, solitamente il muro ci vai frontale, ecco. E quindi è costretto costretto l'ele salva a fare adesso la rimonta dietro al suo compagno di squadra di oggi, il Sevo, in tredicesima posizione per l'ele, che potrebbe però anche pensare a questo punto di partire indietro per ritrovarsi davanti in gara 2 al 50%, quindi anche lì se nel caso la tredicesima piazza è ambita già. E sarebbe un 1-2 Red Bull, o quantomeno sicuro una Red Bull in prima fila in questo momento. Continua a mettere il coltello proprio. La piaga? Vorrei far notare comunque che problemi di affidabilità l'ha avuti la Red Bull e questo gioco quindi non rispecchia la realtà. O quantomeno... credo che ci sarà la safety car in questo giro intanto. Sì, credo di sì. Anche se però Gallians è molto lontano, Però ha spento le luci, sì. Eccolo qua. E allora safety car che va via in questo giro. Difficile la ripartenza, Luca, per Fabio e Daniele, Gomma più usata rispetto agli altri con gomma nuova, devono scaldare bene bene i pneumatici. E soprattutto, come abbiamo visto, le prime curve sono difficili qua a Miami, Tende un po' di più la gomma a scaldare. Nel frattempo davanti Fabio ovviamente con questa gara aumenterebbe il suo vantaggio, andrebbe praticamente ad ipotecare il titolo con 47 punti di vantaggio nei confronti di Magico Sonny. Pronta la ripartenza, riparte Fabio, riparte in questo momento, va a dare lo strappo. Male, perché attenzione a Daniele Play che può subito attaccarlo. Daniele Play all'attacco, curva 1 nei confronti di Fabio Sorrim che stacca molto profondo, prova ad affacciarsi anche Shumi Legend dietro. E allora subito il gruppo che va via, molto compatto, e sarà una lotta davvero sicuramente molto accesa fra Fabio, Daniele e Shumi lì davanti. Sì, attenzione perché Taz è molto vicino anche dietro con gomma rossa in questo tratto centrale del primo settore, tutti molto attaccati. Io prevedo addirittura l'attacco più immediato di chi ha gomma nuova fresca. Vediamo, molto vicino. Infatti questi sono sicuramente i giri migliori per coloro che hanno la gomma nuova, soprattutto rossa. Devono sfruttare questi giri. Infatti attenzione, Magico. Dietro c'è Magico Sonny incollato al posteriore di Taz, che si va a difendere a centropista. Magico va fortissimo in staccata, incrocio talmente forte da andare lungo. Occhio perché qui non c'è spazio, si toccano. Leggero contatto fra Taz e Magico Sonny che fanno ancora ruota a ruota. Ancora Taz, ancora contatto. Ancora lunghissimi, prendono entrambi penalità e fanno una frittata col cipolle alla Fantozzi. Stanno facendo il gioco però di quelli con le mani. Assolutamente sì. Pier Jogger intanto 3 secondi di penalità anche per lui, per limite del tracciato, ammonimenti multipli. Si fa vedere Daniele intanto. Daniele vicinissimo sempre a Fabio. Attenzione perché si è riportato nel gruppo anche Alessandro in sesta posizione, che in tutto questo si porterebbe terzo a fine gara se rimarrebbero così le posizioni. Si è girato Emis intanto all'ultima girato curva. Il Sevo va anche a muro. Ah no, ma è lunghissimo, è andato lungo il Sevo, è nella via di fuga. Incredibile, guardate dov'è, è fuori dalla via di fuga.
È nella postazione dei Marshall. Guardalo. Incredibile, ha fatto manovra fuori. Si è ritrovato un po' come Raikkonen a Interlagos. Attenzione Taz. Ha fatto un errore Daniel Blake, ha perso terreno. Intanto lo scavalco su passo di Giuseppe Federico nei confronti di Ezio Bonni, il Sevo. Ovviamente vai box, attenzione perché si muove all'interno Sciumi, ancora niente, ancora bandiera gialla. Oh, ancora lui. Devo dire che ha qualche problemino con le misure. Intanto dietro ancora la lotta. Si è girato Ezio Bonni con la Williams. Devo dire che Magico Sonny deve ancora prendere un po' le misure della staccata della 7. Mamma mia, Alessandro. Alessandro invece ha perso completamente la macchina all'ingresso del lungo rettilineo, stava per finire a muro, è riuscito a salvare, però ha perso un sacco di tempo là davanti. Fa strano, però probabilmente Fabio ha fatto fatica ad accendere la gomma, ma quando l'ha accesa ha dato un bello strappo nei confronti di Daniel Blake, che invece ha acceso subito la gomma, ma adesso si trova in netta difficoltà rispetto al pilota Ferrari e deve guardarsi dietro da Schumi, Taz e Magico Sonny, perché sono veramente attaccati. La sua fortuna è che lui è senza penalità, mentre tutti quelli alle loro spalle hanno penalità. Va ancora Fabio, 2 secondi di vantaggio nei confronti di Daniele. Si può utilizzare il DRS per questi ultimi 3 passaggi. E adesso probabilmente potrebbe subire l'attacco il pilota dell'Alpine, perché Schumi in questo momento sta veramente pressando, sta cercando di fare traiettorie molto più veloci a centro curva per rimanere più attaccato possibile, e credo che adesso potrebbe tentare l'attacco. Vediamo se arriva l'attacco da parte di Schumi, che ora è molto vicino al posteriore dell'Alpine di Daniele, che si protegge, mentre dietro c'è l'attacco anche ad esterno. Intanto Schumi, l'attacco anche di Magico Sonny con ancora si accompagnano, riesce Schumi e Magico Sonny invece rimane ancora dietro a Taz. Andiamo già nel T2. Oh, contatto! C'è stato un errore di Taz, che ha perso la vettura ed è stato centrato al posteriore da Magico Sonny, che non è riuscito ad evitarlo. E adesso Alessandro, vediamo se prova l'attacco nei confronti di Taz, ma rimane dietro. Vediamo, Fabio ormai è volato via, 3 secondi e 9 di vantaggio, sono quasi 4 secondi nei confronti di Schumi Legend. Gomma media che sta andando bene, perché sta girando in 30.0 Fabio Surname, che è un ritmo molto forte. Daniele è ancora incollato di Vampir su Ezio Bonni, che si è girato l'ultima curva. Vediamo fare il grande manovra. Duello invece tra Taz e Magico Sonny, Luca. Vediamo se si riesce a ripresentare stavolta Magico Sonny. Magico Sonny alla Leclerc. Magico Sonny è senza la paratia anteriore destra, la endplate dell'ala. Sì, credo che si esporrà adesso all'attacco del pilota Alfa Tauri. Mentre ancora problemi per Lele Salva, che rientra ai box. Un'altra sosta, forse ancora una danneggiata per l'alfiere, che questa sera veste i colori di casa Alfa Tauri. All'esterno Taz, che ha staccato molto forte riuscendo a tenere la macchina. Non c'è vero spazio per cercare un varco nei confronti di Magico Sonny. Dietro intanto Pier Joker, si è girato forse Ezio Bonni, che è in difficoltà incredibile. Magico Sonny 3 secondi. Magico Sonny 3 secondi. Ha tagliato completamente la chicane. È la seconda volta. Sono 6 secondi. Attenzione, perché adesso Alessandro potrebbe attaccare il pilota Alfa Tauri. Infatti sta arrivando molto vicino, addirittura va all'esterno, si affaccia in recupero un po' tutti lì, vedo lampeggianti sia Sonny che Taz. Attenzione che è uscito male Taz, e quindi Alessandro potrebbe tentare di nuovo l'attacco in curva 1. Però sembra non avere velocità di punta il pilota Aston Martin, o quantomeno sembra essere Taz anche molto scarico. Tal probabilmente molto scarico davanti. Intanto Daniele comunque dovrebbe chiudere in seconda posizione, può prendersela relativamente comoda, perché a parte Fabio è l'unico degli altri dei primi 5 a non avere penalità. Sì, Fabio sta facendo un ritmo veramente importante, 30-0, 30-0, 34 negli ultimi giri, mentre Schumi Legend ha fatto 35, però con una gomma molto più fresca e in una 25%, 3 giri di differenza sono comunque tanti. Sintomo comunque come Fabio si sta trovando bene su questa pista.
preso il DRS in questo ultimo giro per il rotto della cuffia da Daniele Play nei confronti di Shumi Legend. Comunque un ordine di arrivo che si appresta ad essere comunque questo, senza grossi stravolgimenti se non quelli dovuti alle penalità. Fabio Sorrente quindi va a vincere, ad ipotecare in anticipo prima dell'ultima gara il titolo della Summer League 2022. Vediamo il duello anche per il quarto posto con Magico Sonny che si difende da Taz, alla fine. Fabio arriva Fabio. E vince la sprint race a Miami davanti a Shumi, che ovviamente perde delle posizioni, la perde nei confronti di Daniele Play, e alla fine Alessandro 04 si prende il podio, terza posizione, ovviamente sfruttando il grande numero di penalità accumulate da Taz, Magico Sonny e Shumi Legend. Shumi Legend in realtà non proprio le grandi penalità, ma un grande errore veniale all'ingresso dei box. Sì, gara giudiziosa di Alessandro, che conquista un podio meritato dopo aver fatto un errore nella prima parte di gara, ha condotto bene la seconda parte cercando di rimanere fuori dai guai e si è andato a conquistare questo podio con Lele Salva invece che fa il giro veloce all'ultimo giro, e in questo momento Lele Salva, che è dodicesimo, scatterà per primo in gara 2, e occhio perché Lele Salva comunque si era dimostrata abbastanza veloce durante le qualifiche sul giro secco e potrebbe essere colui che potrebbe scappare mentre Fabio, Daniele e tutti gli altri saranno intruppati in mezzo al gruppo. Zio Bonni chiude tra l'altro di nuovo con l'ala rotta, quindi ancora problemi per il pilota della Williams, che prima della safety car aveva effettuato tutto sommato una prima parte di gara lineare, stava andando tranquillo, dopodiché è caduto in una girandola di eventi. Sì, comunque c'è da notare, Luca, che ci sono stati tantissimi errori, pista molto difficile, e ovviamente anche la patch non ha giovato tantissimo ai piloti, perché praticamente molti si sono ritrovati con gli assetti completamente cambiati e quindi si devono adesso riadattare a un nuovo stile di guida, e questo fa sì che i valori in campo rispetto alle ultime gare si sia notevolmente allargato, proprio perché è come se adesso ricominciasse un po' tutto da capo. Assolutamente sì, Fabio alza la coppa, come detto va a vincere comunque il titolo della Summer League, ma insomma diciamo che ci manca un po' più a cuor leggero, perché se lo sarebbe dovuto giocare all'ultima gara partendo dodicesimo, diciamo non ci avrei messo la firma. Diciamo che sarebbe stata una battaglia molto molto aspra. E quindi Fabio va a vincere, la vedete in sovraimpressione quello che è l'ordine d'arrivo di gara 1. E allora noi ora rimanete lì, ci prendiamo una brevissima pausa, ma torniamo fra pochissimo con lo studio in diretta in attesa di quella che è la partenza e sarà la Future Race 50%, 29 giri sempre qui sul circuito di Miami. A tra pochissimo. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida
sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente. Ho trovato la vera sensazione di guidare in pista. Soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista. Anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti. E non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. E allora eccoci rientrati, siamo pronti. Andrea ti sentiamo, Alessio. Aspetta che lasciamo Andrea al suo dovere. Eccolo qua. Eccoci tornati in diretta, c'è anche Sciumi che si sta preparando in vista di quella che sarà la sprint race, la future race, la gara lunga, 29 giri. Qui sul tracciato di Miami. Jacopo, intanto andiamo a fare un po' un sunto, comunque un commento tecnico di quello che abbiamo visto in questa future race, in questa prima gara, in questa sprint race, pardon, non mi verrà mai l'ordine corretto, c'è poco da fare, il caldo fa anche la sua parte. Ma abbiamo visto una gara, diciamo, abbastanza lineare là davanti, nel senso che abbiamo visto due piloti più veloci di tutta la concorrenza, ovvero Daniele Play e Fabio Sonnema, che sicuramente avevano qualcosa in più rispetto a tutti. La patch ha allargato molti valori, quindi diciamo che si erano formati dei gruppi ben distinti tra di loro e abbiamo visto soprattutto tanti errori dei piloti in staccata, soprattutto nell'ultima curva dove ci sono stati tantissimi errori, e nella parte centrale nel toboga prima che andava a concludersi il secondo settore, segno di una pista molto difficile da interpretare e dove ancora il limite non si è ben capito, ma che comunque fa sì che i piloti prendano confidenza prima dei campionati, perché poi questa pista sarà una delle primissime della stagione e quindi comunque queste prove qua fanno bene. Credo che questi valori che abbiamo visto non saranno quelli che vedremo poi dopo inizio stagione, c'è tantissimo ancora da lavorare, molto da sgrezzare, però vedere un Daniele Play così in forma e un Fabio comunque che preso il via sia con la vecchia che con la nuova pace va così forte, potrebbe essere un ottimo spunto per cominciare a parlare di eventuali potenzialità di alcuni piloti in varie categorie. Come si dice, di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare tanta, però è un po' come, lo ripetevo anche la scorsa settimana, è un po' come i test della Formula 1, vedi qualcosa, inizi a fare due calcoli, quello è lì, quello è lì, quello si deve allenare di più, quello si sta allenando di meno, e allora forse, insomma, tutte queste non diciamo chiacchiere da bar, ma voci, vox pop. Voci che poi si alimentano durante il corso dei mesi, perché adesso agosto faremo pochissimo per quanto riguarda le corse, quindi ci sarà solamente tanto allenamento all'oscuro dei vari piloti, per poi arrivare alla pre-season di settembre, dove lì cominceremo a capire veramente chi è messo bene su questo gioco, perché è un gioco talmente tanto diverso. È un po' quando c'era il cambiamento 2016-2017 o 2019-2020, quindi i valori possono veramente cambiare da una gara all'altra, e questo sicuramente alimenta tantissimo la possibilità di vedere nuovi volti là davanti. E per esempio questo Alessandro che abbiamo visto oggi, comunque non è andato male, ha fatto già podio in questa sprint race, potrebbe essere uno dei nuovi volti per l'inizio della nuova stagione. Assolutamente sì, intanto vediamo immagini anche di quella che è la direzione gara con Andrea che sta preparando la future race. Nel frattempo Teo Gaming ci saluta e ci chiede: che corona ha Fabio?
credo abbia il CSL, ma non ci vado a mettere la firma. Allora facciamo... Onestamente non me la ricordo. Sai quante volte no, ne parli nel dietro le quinte, nel nostro paddock, e magari poi ti dimentichi. Comunque ci siamo quasi, siamo in addirittura anche per l'avvio della Future Race, quindi ultimi minuti di attesa. Sì, ultimi minuti di attesa, poi saremo nuovamente in pista. E come dicevi, Ale, un ottimo esordio secondo me, perché con la, soprattutto al netto del fatto che a mio modesto modo di vedere la gomma hard non era una gomma da utilizzare nella gara ora, nella gara sprint, e comunque si è difeso ottimamente, quindi secondo me la sua prestazione poteva essere ancora migliore. Sì, ma soprattutto l'intelligenza della seconda parte di gara mi è piaciuto, quando tanti piloti davanti a lui aveva penalità, non ha mai azzardato un sorpasso che poteva mettere a repentaglio la sua posizione, ha deciso di tenersi abbastanza safe, e questa è una mentalità che poi dopo nel campionato, se lo porti, ti può far guadagnare tantissimi punti, perché è proprio lì la chiave dopo per avere una buona stagione, e se già parti nella pre-season con questa mentalità ti può aiutare tantissimo poi dopo nelle gare ufficiali. Eh sì, assolutamente. Intanto ultimi secondi, i piloti stanno preparando gli ultimi dettagli, sono pronti sulla griglia, stanno sistemando il loro setup, gli ultimi dettagli in vista di questi 29 giri della Future Race qui a Miami, ricordiamolo, ultimo appuntamento della Summer League 2022, titolo già assegnato a Fabio Elsornei matematicamente dopo la vittoria della Sprint Race qui a Miami, ma c'è ancora tanto divertimento, tanto da vedere in questi 29 giri, soprattutto grande interesse in quella che è la battaglia, che perché abbiamo visto che i colpi di scena non sono mancati e la battaglia è sempre dura, come dire, feroce ma dura. Feroce ma dura, ma poi soprattutto in queste gare qua c'è tanto divertimento, perché i piloti poi se la prendono un po' tra virgolette alla leggera, quindi tendono molto a battagliare anche per divertirsi in un caldo torrido di quest'estate che veramente non ci lascia tregua, e tutto questo poi bisogna capire anche i piloti come prendono le varie gare, c'è chi li prende proprio come test, c'è chi li prende proprio perché vuole vincere. Quindi poi dopo tutta questa rimescolanza si vanno a formare dei duelli che poi raramente possiamo vederli nei campionati, anche se per esempio l'anno scorso ne abbiamo visti a bizzeffe di questi duelli qua. Assolutamente sì, nel frattempo piloti che sono pronti proprio in questo momento, semaforo verde che va a dare il via al giro di formazione della Future Race qui a Miami, e allora Jacopo ti lascio la palla. Sì, partenza subito con per quanto riguarda le gomme, vediamo già tantissime differenze tra i vari piloti, come avevamo visto anche nella Sprint Race, segno che comunque questa pista dà delle molteplici opportunità per quanto riguarda la strategia. Per esempio Lele Salva, che parte in pole con la Red Bull, parte con gomma media, mentre al suo fianco Pierre Joker decide di partire con gomma rossa, quindi occhio soprattutto a Pierre Joker e Magico Sony dalla sesta posizione, che hanno deciso di partire con la gomma più soffice. Dietro di sé poi vediamo Ezio, quindi tre piloti con tre mescole diverse, perché Ezio parte invece con gomma hard ed è uno dei piloti che parte con questa mescola. Seguono Gallianz con gomma media, Bumper gomma media, abbiamo detto Magico Sony con gomma soft, Giuseppe Federico gomma media, Taz gomma hard, Shumi gomma media, Alessandro gomma hard, che quindi ripete la strategia che aveva deciso di fare nella 25%. Daniele Play e Fabio si marcano a vicenda montando gomma media, gomma hard per Emis, gomma media per Ezio Boni, il Sevo e Dottor Long e River Marathon chiudono lo schieramento. Alessandro ha abbandonato la sessione, ha perso la connessione, intanto credo che ci sia stato un contatto tra Long e River, che vengono riportati in griglia dal gioco. Mentre per chiudere lo schieramento Taio Sass e Fedecart partono con gomma hard e niente, quindi già primo colpo di scena con Alessandro che è uscito dalla sessione. Non riusciamo, Luca, a fare tutti i 19 piloti insieme sulla griglia. Oggi è, diciamo, qualcuno dovrà pur cadere.
No, mi sorprende un pochettino la scelta delle gomme. Pier Jogger anche forse. Oh, attenzione, le salva per scaldare le gomme. Va in testa a coda. Dicevo, mi sorprende un po' la scelta della gomma sotto. Pier Jogger mi sembra un po' più logica, magari cercare di avere più grip. Stando lì davanti con piloti più veloci di lui potrebbe creare qualche problema in meno. La soft di Magico Sonny molto di più. Bisogna capire se Magico Sonny vuole fare soft hard, quindi anticipare l'hard per poi arrivare fino in fondo, cercare di aprire un gap nei primi giri, anche se però parte sesto e per aprire gap deve comunque passare i piloti davanti a sé e non è facile i primi giri. Pardon, scusami, guardando la classifica attuale, ma dobbiamo ricontrollare, no, sarebbero 25 perché li mette in griglia, quindi no, direi che non c'è margine per Magico Sonny, che la dà aggiornata la griglia. Intanto luci rosse che si vanno ad accendere in questo momento e parte in questo momento la Future Race sul circuito di Miami con le vetture che lasciano subito la griglia di partenza. Attenzione, oh! Dietro, incredibile, Magico Sonny da solo, completamente da solo, va a muro clamorosamente con la gomma soft. Safety car, tanto collisione con Fabio, sì. Sass, clamoroso. La vettura di Magico Sonny contro il muro, ha attraversato la centropista verso destra. Rottura della anteriore, intanto lo vediamo in grafica per l'Alfa Romeo di River. Sì, ma Daniele Play invece in questo momento è 17esimo. Ma ha perso tantissimo, non so se ci sono anche dei danni, aspettiamo di vedere. No, l'end plate c'è grande confusione dietro, forse per le posizioni. Anche il Sevo ha distrutto l'ala. E River l'avevamo già visto anche dalla grafica. Daniele Play in questa posizione qua potrebbe rientrare ai box, visto che c'è la safety car, e scartare subito la gomma media. Scartare la gomma media per andare in fondo. Intanto attenzione, Ezio leggermente lungo con la gomma hard. Ezio invece dovrà aspettare. Conserva la posizione, anzi, come dicevi, se Lele decide di scartare la gomma media per fare subito la sosta e andare in fondo con la hard, Ezio sarebbe leader della gara. Sì, ma anche vediamo un po', perché sicuramente secondo me Daniele Play potrebbe fare questa mossa qua, che Pascuz, sta indietrissimo. Infatti Pascuz ci dice, ci aveva chiesto quanto andranno a faticare quelli con la hard in partenza. È abbastanza, anche se in realtà tra tutta la confusione che si è creata poi non hanno perso moltissimo. Certo, la gomma hard inizia a dare il meglio dopo un paio di giri. Una volta usciti dal box, diciamo che alla fine del primo settore la gomma è abbastanza calda, ma dopo un paio di giri inizia davvero a rendere al meglio. Vediamo, nessuno per ora si ferma ai box, anzi si è fermato Gallians. Gallians è uno dei media. Primi che si ferma. Gallians, vediamo con se media. Qualcuno lo segue. Lo segue Long, lo segue Fedecar, che forse aveva dei danni. Mentre Daniele Play continua, quindi Daniele Play decide di continuare con questa gomma media. Mi sorprende Pier Joker che non abbia scartato la gomma, forse si vuole anche un pochettino godere il momento. Cambio ala per Fede, sta arrivando anche River, anche lui senza ala. Tra l'altro Fede aveva 5 secondi, quindi il pit per River diventa eterno, perché rimane in coda per quasi 13 secondi. Io, per chi fosse stato indietro e partiva con per esempio gomma media, avrei tentato onestamente la gomma hard, perché comunque puoi usufruire di un pit stop gratis e comunque avresti un vantaggio all'incirca di 20 secondi al netto di altre safety car, ovviamente. Quindi è anche lì un po' il gioco di vedere quale poi sarà la scelta giusta. Ovvio che se non ci sono altre safety car, chi usufruisce adesso di un pit stop gratis con una gomma che può arrivare fino in fondo ha comunque delle belle chance per fare un buonissimo risultato. Là davanti Joker, come hai detto te, ha deciso di continuare. È anche vero che per lui probabilmente in questo momento cerca di allungare il più possibile la vita della rossa per poi dopo mettere la hard e mettersi un po' a pari livello rispetto ai suoi avversari. E tra l'altro qua ci dice Pasculs, ci dice da vedere Ezio contro Pierre in ripartenza. Peccato per Magico Sonny perderla così in partenza con gomma soft, infatti incredibile da questo punto di vista. Sì, proprio l'ha persa, cioè come se l'avesse scaldata poco,
e quindi poi dopo, quando è andato a mettere giù tutte le marce, la macchina è andata subito in spin, è andata verso il muro, coinvolgendo praticamente Daniele Play, perché tra tutti Daniele Play è stato quello che è stato più coinvolto in quel parapia generale in curva 1, perdendo un sacco di posizioni. E se la gara di Daniele Play era Daniele Play vai box in questo momento, Daniele era Play su, a questo punto ha deciso di scartare la gomma, che non ho molti dubbi che andrà sulla hard, infatti arriva gomma bianca e riparte in questo momento. Potrebbe addirittura stare davanti al Sevo, che aveva gomma rossa ed era rientrato nel giro precedente, quindi va a riposizionarsi dietro a Gallianz. Praticamente si è girato Gallianz, proprio Gallianz, clamorosamente girato Daniele, quindi va a guadagnare una posizione gratis. Sì. Intanto grazie Pasculz per l'abbonamento, grazie, grazie, grazie. E ovviamente approfitto di questo momento di provvisoria pausa per ringraziare tutti quelli che ci sostengono, perché basta un piccolo gesto, anche un Prime assolutamente gratuito, addirittura Pasculz ci regala un abbonamento del primo livello, che dire, basta un Prime per sostenere la nostra attività, che ripeto va praticamente zero, se non sotto zero, quando poi a fine anno insomma si vanno a chiudere tra dominio, premi, coppe. Sì, e soprattutto Luca, approfittiamo di questa safety car per ricordare il Gran Galà che trasmetteremo giovedì, il Gran Galà con le premiazioni di tutti i piloti. Infatti domani seguiteci sui nostri social, sul nostro Instagram, perché avrete voce in capitolo. Tanto la safety car ha spento le luci, credo. Le salva è vicinissimo, ecco perché ho il dubbio che abbia spento le luci. No, non le ha spente, pardon. No, infatti, è contro luce. Ancora un giro, ancora un giro. E più giri passano e più chi ha fatto la sosta e ha messo la gomma hard ha grande possibilità di non fermarsi, perché comunque la gomma hard credo che 25 giri li possa fare, visto che più o meno la gomma media poteva farne all'incirca 20 giri, 18-19 giri. Quindi la hard ci siamo più o meno con il numero di giri che mancano alla fine del Gran Premio. Nel Gran frattempo... Galà... Continua. No, stavo dicendo Gran Galà, che comunque sarà molto interessante perché ci sono tanti premi in palio e soprattutto rivivremo un po' le azioni che hanno fatto i piloti nel corso del 2021, che per larghi tratti in alcuni campionati è stato poi veramente avvincente. Intanto Salvatore Lanzarotta, ma solo io ho bestemmiato ieri per colpa di Chaz? No, io mi sono preso un minuto di silenzio in diretta per fare un ripasso mentale del calendario e non dirlo in diretta. Rido per non piangere. Se volete rivedere come l'abbiamo presa, cioè vi trovate il video di ieri. Salottino Grand Prix. Quattro reazioni diverse e chi si vuole associare basta solamente taggare i nostri nomi e attraverso le reazioni associate quello che è stato più vicino al vostro. Pascolza di credo che cominciato il calendario. J-Sport 5 stelle skill di legge. Intanto credo che in questo giro la safety car dovrebbe andare finalmente a spegnere le luci. Sì, perché si sta allontanando. Eccole, forse luce verde. Eccola qui. Sì. Pronosticabile. Quindi si riparte. E allora pronti per questa ripartenza. Attenzione a scaldare bene le gomme, soprattutto Ezio che ha gomma hard. Ezio è l'unico fino a Talz, poi c'è Talz e Alessandro che sono con gomma hard. Non so se Alessandro poi ha ripreso il controllo della vettura, lo andiamo a vedere. No, purtroppo non è riuscito. Va pianissimo Lele Salva, conscio del fatto che Ezio potrebbe essere un buon tappo se non riesce a far scadere le gomme. Dallo strappo subito lungo. Oh, Ezio subito lungo Ezio, ma non possono superarlo, quindi Lele si è scavato un margine. Joker con la rossa, ma davvero anomalo. Comunque ho visto un paio di testacodi con la rossa, davvero anomali. Ma non perché parte la gara. L'errore ci può stare, è la rossa che mi stupisce.
E riparte la gara con Lele Salva che ha creato un buco su Ezio veramente importante, è un secondo e sei con la ripartenza prima dell'ultima curva che ha sorpreso Ezio, che in staccata poi ha sbagliato e il distacco lo vediamo subito, sono due secondi in un settore. È vicino Talza Giuseppe Federico, ma più o meno sono tutti vicini qui. Ancora un paio di giri prima che il DRS venga reso di nuovo disponibile dalla direzione gara. Mentre dietro sta succedendo un po' il parapiglia con Daniele Play che cerca di liberarsi dal traffico, con Fabio che invece va all'attacco di Talz. Fabio su Talz vuole guadagnare una posizione in sesta ora, ma Fabio deve ancora scartare questa gomma. Davanti non si è fermato nessuno, chi dietro? Questi davanti rischiano, perché se dietro gli si è già fermato e ha la bianca, quindi Daniele e Gallians, River, Descartes, Long, anche vero, Long, loro rischiano, potrebbero balzargli davanti. Sì, Descartes dovrebbe, credo, fare un'altra sosta, mentre Long e Daniele Play sono quelli più indiziati. Oh, a non fare Vampir! Vampir! È andato lungo! È andato lungo all'ultima curva, la penultima, diciamo. È lungo, sì, ha tamponato. Ha tamponato Ezio, non ho dubbi. Sì, era sì, l'unico che era davanti. Oh, attenzione Ezio. Qui, attenzione alla giungla. Con Ezio che viene attaccato da Talz. Ezio va lungo. Oh. Chiaramente Ezio è un enorme ostacolo per loro. Ezio largo, Talz passa. Occhio perché arriva anche Fabio. Ezio all'interno, Fabio all'esterno, ma alza il piede Ezio, controllo incredibile, alla fine va largo, occhio perché qui potrebbe rischiare. Oh. Infatti, oh, e questo è tutto il gioco di chi rompe, tra l'altro grosso rischio per Fabio perché quel detrito poteva forargli il pneumatico. Passa anche Giuseppe Federico che arriva con più Ezio. Slancio ammura anche lui Ezio Bogni nel tentativo di scartare l'altro Ezio. E dietro, guardate, però, che duelli! Mamma mia, che cosa sta succedendo dietro di tutto, attenzione! Lunghi, Long e Ezio. Però secondo me qua Ezio ha fatto un errore enorme dopo, perché è rimasto in traiettoria facendo passare gli altri. E ragazzi, chi sta avvantaggiando tutto ciò? Ezio è pericolosissimo, senza cattiveria. Ma era nella chicane, era fermo. Ora lascia in questo momento attenzione perché Daniele Play in questo momento va a scavalcare il fantasma di Alessandro ed è nono con sosta fatta. Intanto Pasco ci fa notare che Long ha rotto l'ala, viene 5 secondi in questo marasma. Lele Salva in un'ave ha guadagnato quasi 5 secondi e mezzo nei confronti di Sciumi. E Joker all'attacco nei confronti di Taglio Sassi in curva 1, porta largo il pilota Aston Martin, ne approfitta. Ho visto un'ala volare, quella di Long era già rotta, c'è qualche ala e che Daniele è volata Play via all'attacco. Tanta confusione Luca, tanta mamma confusione mia in questi primi giri. Daniele che ora torna all'attacco nei confronti di Taglio Sasse che non ha il DRS, quindi Daniele sarà il primo a poter tentare, provare un attacco dietro largo. Pier Joker che viene scavalcato da Long, arriva anche l'attacco del Sevo, bandiera gialla. Mamma mia che caos con Pier Joker all'esterno, il Sevo va all'interno e Pier Joker alla fine deve arrendersi anche al Sevo, mentre davanti Daniele Play non è riuscito ad attaccare Taglio Sass. E stanno arrivando Ezio Bonni che l'ha distrutta. È rimasto in pista. No, credo che l'abbia rotta adesso, onestamente. No, l'ha rotta prima perché per evitare. No, l'ha rotta un giro fa per evitare Ezio. È rimasto in pista. Oddio, fare un giro intero mi sembra un po' troppo. E non me lo chiedere, ha perso 5 secondi, potrebbe starci. Intanto Daniele Play all'attacco nei confronti di Taglio Sasse lo va a scavalcare. Attenzione perché prova ad infilarsi dentro anche Long, mentre rientra Ezio Bonni e Long passa, errore di Ezio Bonni, prende 5 secondi di penalità per accelerazione della corsia box. Attacco anche da parte del Sevo nei confronti di Taglio Sasse, quanta confusione. Taglio Sasse che in un ave Daniele si trova la sesto a nono. Daniele Play ha perso praticamente 10 secondi da Fabio nel loro duello personale
stando dietro a questo marasma generale, ma ricordiamo che il pilota alpine probabilmente si potrebbe non fermare, però va a rompere l'ala, va a rompere l'ala anche lui. Tantissimi, e gara finita comunque, anche per Daniele. E tantissimi comunque con sottosterzo lì a curva 6. Vettura che il sottosterzo l'abbiamo cominciato a vedere, perché vetture sono ancora più pesanti dal carico di benzina, eh. È già diverso dal 25%, ancora settore 1 in giallo, tutto però ritorna alla normalità. E in questo marasma generale l'R Salva ha un vantaggio di 6 secondi e mezzo sulla concorrenza. Vediamo se Daniel Brey decide di continuare, ma la tutta situazione deve sperare a questo punto in un'altra setting o comunque un'interruzione che gli possa dare la possibilità di scartare una sosta con meno tempo. Daniele, intanto l'R Salva davanti, 31-1, giro veloce. A lungo, va a lungo anche Sevo. Sono di lunghi tutti. Box. Box per Daniele, continuano gli altri, ma è clamoroso come Daniele... anche Daniele errore. Mamma, quanti errori. Tanti. Anche l'L Salva credo che abbia fatto adesso un errore abbastanza grave, perché è 5 secondi e mezzo nei confronti di Shumi Legend. Adesso risale, quindi probabilmente può essere anche stata una diversa scelta di traiettoria. Là davanti comunque il ritmo molto più speculare, perché alla fine stanno girando molto simili tutti, con distacchi veramente ampi. Attenzione perché Taz comunque ha gomma hard e non è lontano da Fabio, con poi dopo il cambio di mescole, e quindi si passerà per chi ha gomma media gomma hard, e chi ha gomma hard gomma media, potrebbe comunque giovare al pilota Alfa Tauri. 5 secondi e mezzo di gap, intanto il Sevo va all'attacco nei confronti di Long, va al sorpasso, nel frattempo lo vediamo qui in sovraimpressione. L'L Salva 31-1, deve esserci qualche problema con i tempi qui, la McLaren è sbagliata. No, L'L Salva ha fatto un errore abbastanza grave, 32-7 ha fatto in questo giro, precedentemente aveva fatto 31-7, il Shumi Legend 31-7. Fabio Sonnemer ribadisce invece il ritmo che aveva tenuto il giro precedente, segnando il 31-1. 5 secondi e 4, da quando diciamo Shumi si è messo a pista libera, il passo con L'L Salva è simmetrico. Sì, più o meno sì, nei vari settori sì, anche se nel giro precedente ovviamente aveva fatto un errore il pilota della Red Bull. È un errorino ancora adesso... Shumi, 6 secondi. Sì. È fa un fatica attimo, Shumi? Sì. Fa fatica Luca, non so se hai avuto la stessa sensazione. Intanto bandiera gialla nel T3 ed è Pierre Joker, lungo all'ultima curva, con rottura dell'ala annessa, quindi per il pilota asse box in questo giro. Stavo ritornando sul discorso di prima, perché Shumi sembra far fatica, le salva 3 secondi. La chicane. Sembra far fatica a centro curva, arriva al centro punto quando deve prendere il gas in mano, che la macchina tende tantissimo ad allargare, e quindi praticamente lui deve aprire gas tanto dopo rispetto alle salva o Fabio Surname, e questo lo si era visto già nella 25% e nella 50 si sta ampliando questo problema di Shumi Legend. Ovviamente, come spesso succede, quando i carichi aumentano la vettura diventa più pesante, i problemi si decuplicano. Gallianz, attenzione, bandiera gialla, vai box Giuseppe Federico, forse convinto che arriverà qualcosa. Invece no, non sembra arrivare niente. Potrà andare comunque sulla gomma alta andando in fondo, ma ha rotto alla chicane. Ma? E infatti adesso safety car, perché c'erano tantissimi detriti. La chicane era completamente invasa da detriti e tanti piloti avevano rallentato per evitare i rottami e la vettura di Gallianz. Safety car in questo giro, e quindi credo che in questo giro vedremo tutti rientrare in box per il cambio di mescola. Quindi chi aveva la media può andare sulla hard per andare in fondo, chi era sulla hard va sulla media e può arrivare in fondo, ma deve stare abbastanza attento e un po' parsimonioso. No, perché chi ha scartato la media era la media usata, nuova quasi ma usata. Anche
quindi da quel credo punto che di chi vista abbia fatto vedere. Chi ha fatto la sosta rimarrà fuori. Vediamo, telecamere che ora vanno a cercare Lele Salva. Che ha 3 secondi che vengono completamente... aveva 4 secondi di vantaggio, vengono completamente annullati e in più Lele Salva 3 secondi di penalità. Questo quindi gara che comunque... Drive through intanto per Ezio Bonni. Box per Lele. Pascals dice che sono straordinari, meccanici che vengono pagati per gli straordinari oggi ai box. Intanto Lele Bass dice bevete, noi beviamo anche perché fa un caldo boia e bisogna sì. rimanere idratati. Soprattutto in questo periodo bere è di fondamentale importanza. No, anche perché è una pausa. Di legge, Fabio già campione, mi dicono dagli studi di Milano 2, da Saxa Rubra anzi, no, dal coordinamento. Potrebbe anche non finire la gara, forse Luigi intende i piloti con la media? Oh, onestamente dalle prove che avevo fatto la gomma media poteva fare tranquillamente 20 giri, quindi siamo al 12esimo di 29, considerando che la safety car è ancora 2 giri, potrebbe rimanere fuori 15 giri, la media la fa tranquillamente per arrivare in fondo. Il passo ce l'ha, non perde, bisogna capire se è un passo che può dar fastidio alla gomma hard in previsione di, del calare della benzina, oppure se a lungo andare comunque la hard andrà meglio. Vedendo le prestazioni di Taz all'inizio sembrava che comunque la hard non andasse male rispetto alla media. Vediamo un po' in questa seconda fase della gara, dove adesso Taz con la media potrebbe essere molto più aggressivo rispetto ai primi tre che hanno montato la gomma hard. E allora staremo a vedere. Nel frattempo davanti hanno agganciato la safety car, sono arrivati Lele, Sciumi, Fabio che ha rimontato anche lui ora la grande, si trova in terza posizione, sa che può lottare insomma in maniera tranquilla con i leader. Grande occasione per Sciumi che si trova ora con 3 secondi di penalità di Lele, come dicevi tu prima, e con un ritmo che era assolutamente paragonabile. Sì, paragonabile, anche se però onestamente, come ti facevo segnalare prima, quel sottosterzo che vedevo a inizio gara potrebbe essere ancora più accentuato adesso con la gomma hard, soprattutto nei primi giri. Se devo vedere tra lui e Fabio, punterei molto di più su Fabio. Fabio ho visto con un ritmo nettamente superiore ai primi due. Dietro Talz potrebbe essere quella mina vagante interessante, soprattutto nei primissimi giri quando dovranno prendere ritmo, una media che non perde di costanza, molto costante nei tempi, anche con la gomma che va tendenzialmente a usurarsi, e quindi potrebbe essere un azzardo interessante da parte del pilota AlphaTauri. Nel frattempo Salvatore Lanzarotta, grande rimonta di Fabio da P12 a P2 considerando la penalità di Lele, bravissimo, si è fatto strada bene, perché l'abbiamo notato all'inizio gara, l'avete visto anche voi da casa in mezzo a quel caos. Non era facile uscire sani. Sì, diciamo che sfruttare l'esperienza comunque rispetto ad altri piloti fa la differenza. Qui ci sono comunque tanti piloti nuovi o comunque piloti che sono relativamente giovani all'interno del sito che devono ancora imparare tanto. Fabio ormai è da qualche anno all'interno dei nostri campionati, sa già anche come un po' muoversi nel mezzo al gruppo, anche se non è facile. Infatti è stato bravissimo a rimanere là davanti, ma come bravissimo per esempio anche Taz che partiva leggermente più avanti del quarto, bravo Sumi che partiva in decima posizione. Diciamo che alla fine i piloti che erano più veloci se la sono cavati, l'unico che ha avuto qualche difficoltà è stato Daniele Play, che in due occasioni, la prima è stata sfortunata, la seconda per errore, si ritrova di nuovo dietro e quindi con questa safety car dovrà di nuovo rimontare tutto, considerando il fatto che poi ha gomma usata, visto che lui è uno dei vari piloti che non si è potuto fermare, visto che come Luca diceva le gomme sono contingentate e quindi in una situazione del genere va un po' a penalizzare chi cerca l'azzardo subito. Intanto la grafica ci ha mostrato un po' quelle che sono le statistiche di Fabio.
33 gare, 10 pole, primo per vittorie consecutive nella storia della Pro League Formula Italian Team, il primo perché è riuscito a tirare su un filotto di 4 vittorie consecutive proprio dalla scorsa stagione, dove poi è diventato campione della Pro League. Sì, un Fabio che comunque si dice, rumors lo vorrebbero far parte della Master dopo la stagione della Pro, per cominciare anche a vedere se può competere nel campionato più importante del nostro sito. Ma secondo me Fabio è sempre stato un pilota alla Master, poi un po' di problemi, sì, a volte anche diciamo a livello logistico organizzativo, e quindi molti comunque lo stanno aspettando al varco per vedere cosa può fare in Master. Però attenzione, perché comunque ci sono tanti piloti che anche dalla Sport potrebbero fare il salto alla 100%. Posso dire una cosa? Scusate, devo farvelo vedere, sì, immediatamente. Almeno qui l'acqua è vera. Almeno qui l'acqua sembra vera. No, comunque rumors si parlano anche di vari piloti della 50 che vorrebbero passare alla 100. Potremmo vedere tante non carte rimescolate. Fa caldo al 100, basta. Potrebbero esserci tante carte che si possono rimescolare, quindi vediamo. Sicuramente sarà molto interessante capire. Jacopo, non ti sentiamo. Forse abbiamo... Jacopo, ci sei? Sì, sì. Ah, ok, non ti sentivo. Per un momento non ti abbiamo sentito più. Intanto Safety Car credo andrà a spegnere le luci a breve. Eccola qui proprio in questo momento. Andrea, ci ha chiesto... Non so se stavi sentendo Andrea. No, perché ce l'avevo mutato purtroppo. Quindi ecco perché non l'avevo sentito. Tim, faremo anche qualche piccola, diciamo, iniziamo a parlare anche della prossima stagione, dei prossimi campionati. Tanto pronti. Quindi per la spoilerino. Pronti per la ripartenza. Poi andremo sulla domanda di Pasculz, perché eravamo un attimo impegnati, ma nella pausa ci ha chiesto della patch. Se avremo un momento o dopo gara ne parliamo della nuova patch, anche perché la stiamo scoprendo proprio in queste ore. Pronti per la ripartenza. Lele va di nuovo a dare lo strappo nello stesso punto, ma Shumi si fa cogliere molto molto meno impreparato. Diciamo che Shumi non è l'ultimo arrivato, è subito andato alla caccia del posteriore di Lele Salva. Chi si è fatto trovare più impreparato è stato Fabio Sonnino, che ha rischiato l'attacco quasi nei confronti di Talz. Ezio Bonni, box, ancora problemi. Talz può sfruttare la gomma media adesso. E infatti può sfruttare la gomma media Talz, ma ancora mettendo un po' in temperatura la gomma dura davanti. Lele, Shumi, Fabio. Talz prova ad inserirsi dietro, c'è Giuseppe Federico, però ancora un po' lontano. Mentre purtroppo Ale 04 non è riuscito a riprendere il controllo della sua vettura. Sì, per Ale possiamo quasi chiamarlo un ritiro, perché ormai dalla disconnessione che ha avuto in partenza non è più rientrato il pilota che guidava la Aston Martin. Intanto ci chiede Salvatore Lanzarotta, è la sprint race? No, questa è la feature race. La sprint si è fatta prima ed era su 14 giri, cioè la metà della distanza, il 25%. Queste erano le regole della Summer League. Intanto dietro Fede Carte ed Ezio in lotta, con Fede che va al sorpasso, forse prova ad infilarsi anche Emis nei confronti di Ezio, non c'è però più spazio, mentre attenzione dietro perché si fa strada anche a Pier Joker. Grande traffico dietro, davanti intanto Shumi continua a mantenere il codone della vettura di Lele Salva. Molto comunque vicino. Comunque Luca, stavo riflettendo un po' sulle varie ripartenze che ci sono state in questo Gran Premio e hanno avuto la solita costante, ovvero Fabio che fa fatica il primo giro ad accendere la gomma. È una Ferrari. Potrebbe essere, a parte la simulazione della realtà del gioco, ma potrebbe indicare anche come Fabio probabilmente potrebbe andare con una pressione della gomma molto più bassa rispetto ai suoi avversari, perché non è la prima volta che fa fatica al primo giro a scaldare bene la gomma, poi quando la gomma va in temperatura è molto molto efficace, mentre gli altri
vanno subito a scaldare bene la gomma e il primo giro sono subito addosso. È successo nella 25 ed è successo due volte nella ripartenza della 50. Potrebbe essere uno spunto del setup da parte del pilota Ferrari nel che sta utilizzando. Nel frattempo davanti Schumi fa un po' fatica ancora nel primo settore, dove nelle salva lo aveva quasi messo oltre il secondo. Poi ovviamente è tornato sotto, ma secondo me Schumi deve stare un po' attento perché è al pelo. Sì, per Schumi secondo me il problema è che lui soffre di sottosterzo a metà curva. Se magari dopo possiamo andare con l'onboard suo, intanto ritiro per River Marathon. River, attenzione! Safety di nuovo? Vediamo, siamo in onboard. Safety car di nuovo! Safety car di nuovo! Safety car, ovviamente più giri si fanno senza correre, peggiore la situazione per Nele Salva, che continua ad essere l'unico tra i primi ad avere 3 secondi di penalità. E ovviamente la cosa peggiore anche a livello di penalità, perché? Perché più vanno avanti i giri, più le vetture sono leggere, più magari potrebbe essere difficile che qualche pilota vada oltre il limite, tradito dal sottosterzo o comunque da una traiettoria non ottimale, avendo la vettura sempre più guidabile. Daniele Prey probabilmente rientra in box per montare gomma media usata, rossa per fare probabilmente 10 giri, mi sembra molto al limite. Rossa, puoi fare 9 giri, però un ritmo deve essere un ritmo abbastanza tranquillo per fare 9 giri. La vedo più un tentativo disperato di Daniel Pérez di tornare su che di una mossa razionale, insomma. Davanti ovviamente non si è fermato nessuno, nel frattempo di sovraimpressione sempre la classifica con Fabio, che ora è leader ovviamente della classifica, già campione, ma Schumi, in virtù di questi provvisori risultati, andrebbe a scavalcare Magico Sonny in vetta, in seconda posizione, a quota 165 punti, in questo momento un punto in più di Magico Sonny che basterebbero per la piazza d'onore. Luca, approfittando di questa safety car possiamo riprendere la domanda che avevi detto prima, che adesso non me la ricordo. Daniele Play intanto dice: esatto, Jacopo è un tentativo, probabilmente è Papa Play con l'account errato a questo punto. Dicevo, riprendiamo il discorso di Pascals. Beh, che dire, la nuova patch, la sensazione è che sia stato aggiunto peso alle vetture, cioè un maggiore effetto peso. La prestazione sembra la stessa perché allo stesso tempo è stata sistemata la trazione, che prima era molto più critica. Attenzione, disconnessione intanto da parte di Giuseppe Federico. Dicevo, è stata sistemata la trazione che prima era molto più critica. E le prestazioni sembrano simili. Sono state comunque, visto il netto cambiamento, azzerate tutte le classifiche del time trial mondiale. E per il resto stiamo ancora cercando di capire. Abbiamo capito che la trazione è stata sistemata perché prima c'era un problema cronico di slittamento fino a marce alte, cioè magari ti portavi uno slittamento dalla quarta fino alla settima con la vettura che sembrava non riuscire a prendere mai i giri esatti per mettere a terra la potenza, ma continuava a slittare anche ad una marcia alta e bassi giri una volta innescato un determinato tipo di slittamento sull'asse posteriore. La sensazione però, ecco, è che la vettura ora sia molto più pesante, ecco, sull'asse anteriore soprattutto. Assolutamente sì, sull'asse anteriore. E poi anche un'altra cosa, quello che ho potuto notare è che la velocità di punta è diminuita, perché a parità di setup che io stavo usando pre e post patch ho perso all'incirca durante le prove circa 3 km orari usando esattamente lo stesso tipo di setup. Ad esempio sul dritto qua a Miami, per darvi un riferimento, facevo 319 sul lungo rettilineo. Ho provato poi dopo esattamente lo stesso setup con la nuova patch e facevo 316. Quindi sicuramente c'è stato un po' di rimescolamento all'interno proprio della base del setup di gioco, e questo sta portando a quello che vediamo oggi in gara, ovvero, intanto Giuseppe Federico rientra nell'area, ovvero dei valori completamente diversi tra i piloti, che soprattutto alcuni si sono abituati in fretta, altri no, per il semplice motivo che magari non è facile
dopo aver impostato un proprio metodo nel primo mese con un differente gioco, a ricalibrare un po' tutto. Safety car che dovrebbe intanto rientrare in questo giro, sì, perché l'L Salva si è allontanato. Quindi Luca, credo che abbiamo concluso in tempo la questione della pace per ritornare in pista. E allora vediamo se l'L Salva ora in teoria dovrebbero conoscere gli altri il momento in cui l'L Salva tornerà a pigiare sul gas. Pascal si intanto comunque conferma, grazie del feedback, vero, la sento anche io molto più pesante, pensavo fosse un'impressione mia, assolutamente no. E stavolta Daniele Play stavolta Lele aspetta un po' Talza, di più. Talza è partito bene, Talza è partito bene. E infatti lo brucia. No, ma è prima del traguardo, Infatti lo lascia andare, guarda che deve rallentare. È un'arma a doppio taglio perché ora arrivano lanciati dietro. Shumi l'attacco nei confronti di Lele Salva, ma il comando. Va al comando, strappa la posizione all'Ele Salva. E dietro Talzi invece ha provato a mettere il muso poi di nuovo all'interno in curva 1 nei confronti di Fabio Zornei, ma non è riuscito a concludere la manovra. Mentre deve esserci un leggero Ezio. Nella realtà la manovra di Talzi sarebbe stata regolare, ma nel gioco ovviamente no, e quindi Talzi ha perso l'opportunità di passare Fabio sul Neme. Dietro si sta aprendo un varco incredibile tra Long, i vari piloti. Talz, Taglio Sass tutti vicini, attenzione, con Taglio Sass che va all'attacco nei confronti di Giuseppe Federico. Long si difende all'interno, prova la staccata profonda dietro, attenzione, il tuffo all'interno da parte di Sebo nei confronti di Pier Joker, e prova ad approfittarne da dietro Daniele Play, che ovviamente ora in questo momento con la gomma soft sta volando. Oh, ha sbagliato Pier Joker che va a colpire il muro. Colpisce il muro e il Sebo va ad evitarlo. Mentre arriva Daniele Play vicinissimo là dietro. Oh, mamma mia, dietro quanta confusione tra i vari piloti. Daniele Play attacco all'interno verso l'ultima curva nei confronti del Sebo. Va alla staccata e riesce a chiudere il sorpasso nei confronti dell'alfiere Red Bull. Attenzione, lunghi all'ultima curva. No, incredibile. Incredibile. Mi sembra safety car di nuovo. Potrebbe, perché hanno lasciato il finimondo. Andiamo a vedere. Praticamente sono arrivati in tre lunghi. Hanno coinvolto Ezio Boni che si è girato. Praticamente gli ultimi 5 si sono centrati tutti quanti. Mamma mia. Ho visto una roba degna di Spa 98. Sì, safety car di nuovo. Pascal se lo peschi, mani nei capelli tipo Meieri. Cioè l'Ele Salva non ha fatto a tempo a perdere la posizione e la gara si è fermata in tempo zero. Sì, praticamente dal giro 14 che la gara praticamente vive di un giro, perché poi dopo succede il finimondo dietro e quindi la gara viene di nuovo neutralizzata. Tutto questo va a vantaggio di Shumi, che adesso addirittura fra sé e Fabio ha frapposto l'Ele Salva e può essere importante in ottica della gara. Per le carte intanto riceve un drive-thru. Ah, probabilmente in tutto questo era appena uscita dai box. E in tutto questo Talz non riesce mai a approfittare di questa gomma media, che praticamente non l'ha mai usata, quindi può avere veramente un grosso vantaggio, ma ogni volta non riesce a passare Fabio, e quindi mano a mano i giri diminuiscono e le probabilità di Talz per salire sul podio, anzi sul podio c'è già, ma le probabilità per ritornare comunque lì vicino a lottare quantomeno anche per la vittoria diminuiscono. Un Long invece dietro, che Talz ai box per mettere la rossa. Sì, per mettere la rossa, adesso anche sette Long giri. Occhio, perché dietro si sono fermati tutto. Tutti. Attenzione! Cambia tutto. Attenzione! Si sono fermati tutti invece dietro. Oh, Daniele Play! E Daniele Play ha abbandonato. No, incredibile. Era quarto. Sta succedendo di tutto. Box per tutti, stanno andando tutti su gomma rossa i piloti che stanno uscendo dai box. Gomma rossa può farle adesso quei giri là, Gomma dura per Long.
ha sbagliato la selezione. Sicuro. Ha sbagliato la selezione perché poi è una gommatura usata quella che ha messo. Lo peschi, Taz con le strategie è una bestia. Beh, che dire. Sicuramente ha avuto l'idea prima degli altri, poi il resto del gruppo non ha fatto altro che seguirlo. Saranno dei 5 minuti pessimi per i tre là davanti, Sì, dipende però anche quanto questa gomma rossa poi dopo renderà, perché i primi due giri te li fa bene, ma comunque una certa gestione tu la devi comunque avere, anche se sono solamente 6 giri. Ma come abbiamo visto in questo gioco, la gomma rossa è tanto morbida, è veramente una gomma da qualifica e rende pochissimo in gara, tranne veramente in alcune piste la gomma rossa verrà poco utilizzata. E il fatto che nel gioco hai una selezione della gomma abbastanza limitata, ovvero ti danno una hard, una media e le rosse per la qualifica, e le rosse per la qualifica ti blocca anche molto per quanto riguarda la strategia in gara, cioè deve esserci proprio una condizione favorevole o particolare per vedere la rossa far funzionare veramente bene. E quindi diciamo che è una mossa interessante da parte di tutti quelli che hanno messo la rossa, che fanno capire un po' a tutti, anche a quelli che stanno guardando, l'effettiva potenzialità che può avere quella mescola in base soprattutto al futuro quando ci sarà pre-season e campionati. Quindi sono tutti test che in questo momento tutti quanti, più o meno noi telecronisti, ma anche chi sta a casa, può vedere per poi dopo trarre delle conclusioni, insomma. Nel frattempo andiamo ancora a salutare e a ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo fino a questo momento. E vado a riprendere anche una considerazione di Pasculs che dice grazie, Lele Salva con le safety car non se la sta passando bene, perché queste safety sono una condanna per lui. Sì. Con la penalità. Considerando la penalità per Lele, queste safety car sono praticamente la sua croce. Tra l'altro una croce che ora si sta per aggravare, ma non solo per Lele, per tutti i primi tre, perché tutto il gruppo dietro è andato a montare gomma soft, tranne Long, infatti è tornato ai box per mettere la soft, quindi l'errore è stato chiaro. Peccato, perché l'errore di Long è pesantissimo, perché era riuscito a risalire in quinta posizione. E Daniele Play è comunque ritornato nella lobby, ha preso la macchina, e quindi Daniele Play è il primo con gomma soft per una gomma soft usata già da 5 giri. È safety car ora. Diciamo adesso sarà veramente interessante. Dietro andranno fortissimo. Daniele, diciamo che questa safety car l'ha aiutato in quanto a vita della gomma. La può portare in fondo, però, ma dietro saranno cannoni. Sì, cioè la gomma. Riparte la gomma rossa. È ripartito nello stile del Salva, Infatti Lele si è fatto trovare non diciamo impreparato. Daniele che approfitta di un Fabio Sonneme che come sempre perde tantissimo in ripartenza. Dentro Daniele, lo passa. Può fare poco Fabio. Stanno risalendo anche gli altri, Talz, tutto il gruppo dietro. Davanti sanno che devono scappare. Ma Lele Salva ha fatto fatica nelle prime curve. Daniele è già arrivato su Lele, infatti. Guarda Taz come va cattivo nei confronti di Fabio, che si difende. Trattato bene Schumi invece. Diciamo che ha messo un tesoretto, ma credo che arriveranno presto su di lui. Nel frattempo Taz aspetta ad attaccare Fabio, a grande abbrivio ovviamente delle curve, ma nel rettilineo non può fare molto se non esce incollato. Guarda quanto può staccare profondo. Daniele intanto ancora bloccato da Lele, anche lui in fondo al dritto non è riuscito a trovare l'attacco. Daniele che spesso, lo abbiamo visto lo scorso anno, girare con assetti particolarmente scarichi, grandi velocità di punta in rettilineo, forse quest'anno ha trovato pane per i suoi denti. Praticamente adesso, eccolo. Stanno girando come lui. Va dentro, facile, Daniele Play. Va dentro facile, Schumi è lì a un secondo, dietro Long va a scavalcare Emis, che viene attaccato anche da Fede Kart. Dietro però ci sono tante penalità
che andranno a svoltare questa classifica. Ottima gara in questo momento, oh, anche di taglio girato start, ancora Ezio Bonni, l'ha persa l'uscita dell'ultima. Ottima gara comunque di Taglio Sass, Luca che è sesto e il Sevo settimo, stanno risalendo molto bene dalle retrovie. È arrivato già Daniele. Sì. Mentre Taz fa un pelo più di fatica a passare Fabio Surnello. Gruppo compattissimo là davanti. Pit stop Ezio, torna davanti alla soft. Anche Taglio Salsa ha comunque ripreso il gruppo là davanti. Taglio Salsa che adesso è vicinissimo a Tals, quindi veramente gruppo compatto da Ciumi a Il Sevo, anzi a Giuseppe Federico anche. Collato Daniele Asciuni, credo che Daniele stia solo aspettando il DRS. Potrebbe addirittura passarlo senza il DRS, perché è molto molto vicino. Prende tutta la scia ma non si avvicina, no. Credo aspetti il DRS, si sposta a dare fastidio, occhio perché dietro Fabio è arrivato fortissimo. Tanzo. Tanz si è affacciato perché Fabio ha dovuto frenare più del previsto perché Lele ha avuto una piccola esitazione e l'attacco forse ora di Tanz. Tanz interno arriva con grande abbrivio nei confronti di Fabio, va all'interno, prova a resistere, prova ma qui c'è poco spazio, infatti ha una traiettoria troppo favorevole Tanz che va al sorpasso. Fede carte per giocare ancora a box, forse ancora problemi. Vediamo un po' adesso se Daniele Pre va al sorpasso di Ciumi, che sta soffrendo comunque anche un filo di sottostesso, è andato largo in inserimento. Esce però bene il pilota della McLaren e attenzione dietro perché l'Ele Salva si è rifatto sotto bandiera gialla in T1. Credo... no, non abbiamo visto l'errore, bandiera gialla che tanto sarà già tolta. Daniele col DRS ma l'Ele Salva rimane agganciato dietro addirittura Fabio. Lungo Daniele, dietro Fabio invece prova ad andare al contrattacco nei confronti di Tals, ma non riesce. E si è staccato Lele che ha 1-1. Attenzione che la rossa sta cominciando a perdere l'effetto. Oh! Ezio ritirato. Attenzione. Safety car! Safety car! Questa è una manna dal cielo. È una manna dal cielo di, per chi aveva gomma. Sì, ma forse di più per chi aveva gomma rossa, Luca, Muro Ezio, 5 ritiri, Magico Sonni, Vampir, Gallians, River ed Ezio. Box Daniele Play per gomma nuova rossa. Ah, non so. Box anche per Lele Salva. Lele Salva prova a mettersi e box pari, anche Fabio. Per Fabio. Forse, ma non so. Troppi pochi giri. No, questa... sì, e soprattutto troppo indietro. Stanno troppo indietro. Entrano anche Long Emis, tra l'altro Emis che prende 5 secondi di penalità per accelerazione della pit lane. Qui adesso per chi ha montato gomma nuova la speranza è che la gomma rossa usata sia veramente molto molto più lenta, ma mancando solamente 3 giri col fatto che la safety car rientrerà credo al prossimo, addirittura forse manco si potrà usare il DRS. Quindi se si usa il DRS forse è per un giro che sarà l'ultimo. Quindi credo che la strategia che hanno adottato Daniele Play, Lele Salva e Fabio non sia così corretta come possano immaginare. Però andiamo a vedere perché la gara può riservarci comunque tante sorprese ancora. Effettivamente davanti sono tutti con una gomma usata di 5 giri. 5 giri relativi perché 3 sono stati sotto safety, quindi... sì, diciamo, ecco, per fare un paragone di percentuali, credo che Tals abbia un 20% di usura in più rispetto a chi ha gomma nuova. Indicativamente sì. Lopeschi intanto si chiede se la sosta gliel'hanno consigliata il muretto Ferrari. Sì, per Fabio sì, il problema è che anche Red Bull copia Ferrari così non perde punti, ritornando un po' al discorso. Ah,
Io la posizione in pista me la sarei tenuta. Sì, Pasqua anch'io. Pasqua dice Daniele poteva risparmiarsi la sosta, infatti quello che dicevo io. A quel punto magari la posizione in pista te la tieni. Per carità, è il primo dei piloti con la rossa nuova, ma è comunque sesto attuale, sì. È sesto con due giri. Senza DRS che utilizzerà? Senza il DRS, perché non ci sarà il DRS, visto che la safety car rientrerà, credo, alla fine di questo giro. Nel frattempo ricordiamo a coloro che ci stanno seguendo che se volete evitare le pause pubblicitarie potete sostenerci abbonandovi, quindi cliccate sul pulsante anche con Amazon Prime, qualsiasi abbonamento vi farà saltare le interruzioni pubblicitarie, un piccolissimo prezzo anche gratuito appunto se avete Prime, che però può aiutare la nostra community nelle piccole spese di mantenimento annuali, niente di più. Gara che in questo momento Luca si decide alla ripartenza, eh? Perché sì, questa ripartenza sarà veramente fondamentale, e occhio perché in questo momento a giocarsi per la vittoria oltre a Schumi e Tazze ci sono Taio, Sass e il Sevo, che sono terzi e quarti, e la possibilità per loro di fare un grandissimo risultato all'ultima gara prima della pausa estiva è veramente a portata di mano. Lopeschi, quali pause pubblicitarie? Nessuna pausa, perché tu sei un bravo ragazzo, sei abbonato e non le vedi. Silvano il mago di Milano, cosa sto facendo? No, questa è una storia vecchia, chi si ricorda Silvano il mago di Milano? Safety car in questo giro per due giri, gli ultimi di questa Summer League, gli ultimi di questa gara qui a Miami, il giro numero 28 e il giro numero 29 che andranno a chiudere questa gara. Schumi prepara la ripartenza, conscio che non può distrarsi, che dietro sono dei leoni con la gomma soft che vogliono mangiarlo. Riparte Schumi e riparte bene, però ora attenzione perché Talz si è messo subito in temperatura, la gomma può uscire forte. Guarda come è uscito qua, attenzione perché comunque Schumi era ripartito bene, ma la gomma rossa fa grande differenza. Molto vicino, nel frattempo Fabio va subito a superare il fantasma di Ale, viene seguito da Daniele Play, sta arrivando Lele, Fabio ha scavalcato Daniele? Sì, Daniele ha fatto un po' un patatrack con il fantasma di Alessandro e ha perso le posizioni da Alessandro e da Fabio Surname. Infatti, stavo notando che era dietro e ora quindi Lele e Fabio si rilanciano. Attenzione perché anche Taglio Sass è molto più vicino a Talz di quanto Talz non lo sia Schumi. Una gomma rossa che però quella di Taz non è che sta facendo molto la differenza rispetto alla gomma hard, anzi sembra che la gomma hard in questo momento abbia qualcosina in più nei confronti della gomma rossa di Taz, ma ancora presto per dirlo. Nel guidato dovrebbe riuscire a fare la differenza, guarda come riesce a prendere la corda qui. Si è girato Taglio Sass, incredibile! Clamoroso Taglio Sass! E il Sevo è sul podio in questo momento, però dietro ha tutti praticamente incollati, con Taz che è vicinissimo a Schumi, potrebbe tentare l'attacco all'ultima curva. Sembra avere un po' più margine, mezzo secondo il Sevo nei confronti di Giuseppe Federico. L'Elesano è vicinissimo invece all'alfiere dell'Alpin, lo scarta all'ultimo, clamoroso se riesce nelle salva, all'ultimo! Si è girato Taz, e quindi spalanca le porte a Schumi per la vittoria. 35 Fabio, attenzione dietro, Giuseppe Federico, Fabio, Daniele, che mucchio, e c'è anche Giuseppe Federico, pardon, oddio sono in tre, clamoroso, Fabio si ritrova in mezzo, e poi attenzione perché va all'interno, Lele salva nei confronti di Daniele Play e Fabio va di nuovo dentro, non si fanno complimenti in quest'ultimo giro. E Long fa lo spettatore. Non è finita. Clamoroso un secondo e sette per Schumi. Emis fuori. Proprio alla fine. Attenzione perché molto vicino Daniele a Fabio. Molto vicino Daniele a Fabio che lo affianca.
Vicinissimi. Ruota, ruota. E non riesce più a richiamare la vettura all'interno, Daniele, quindi Fabio riesce a difendere la posizione. D'Alzo ormai attenzione secondo. Attenzione all'ultima curva. Le salva su Giuseppe Federico. Non c'è spazio, non c'è spazio. Sono in quattro, Luca, quattro per la quarta posizione. Ancora Lele che viene attaccato, Fabio che poi va all'esterno nei confronti di Giuseppe Federico, Daniele Blesi fa vedere anche lui, clamoroso, attenzione, mentre Schumacher va sul traguardo, la va a vincere, dietro sta succedendo di tutto, alla fine Fabio la spunta quarto davanti a Giuseppe Federico, Daniele Blesi e Long, i tre secondi, Lele l'ha persa, Lele si è girato all'ultima curva. Forse tra tutti l'ha persa Lele. Ho visto che Daniele Blesi aveva l'ala anteriore, lato destro danneggiato. Sì, diciamo che all'ultima curva, come ci si poteva aspettare, poteva esserci veramente il patatrack e chi ne ha pagato le spese è stato Lele Salva, che con un contatto con se non sbaglio Daniele Blesi si è girato e quindi e ha perso le posizioni. Vince la Future Race, l'ultimo appuntamento della Summer League. Pascal dice: sbaglio o ho sentito un wow alla Marc Genet? Mi hanno detto di andare a risentire per la telecronaca, perché ieri Marc Genet credo si sia lasciato sfuggire un merda quando è andato in muro Leclerc. Bisogna risentire la telecronaca, perché io onestamente nella delusione generale non ci ho più capito. Diciamo nulla. Che nella mia testa non risuonava esattamente un singolo merda, ecco. Andiamo per dire quanto erano intasati i miei neuroni che rimbombavano. Spinno TV. Beh dai, peccato che non sia uscita una safety car, mancava solo lei per rimescolare le carte. Ne sono uscite solo quattro. Troppe macchine in una curva, qua è una citazione di culto. Siamo alle citazioni di culto. In sovraimpressione quella che è la classifica finale, con Shumi Legend che si aggiudica la Future Race davanti a Tazi Alsevo, che torna sul podio dopo tempo immemore, perché era tantissimo tempo che Alsevo non tornava sul podio su un evento marcato Formula Italian Team. Poi Fabio Zorneim che la dura ma la vince nei confronti del resto del gruppo, con Daniele Blesi, Long e tutti gli altri. Lele Salva, c'è stato davvero di tutto e ora non abbiamo la possibilità di poter andare a recuperare un replay, ma da dietro è successo davvero l'impossibile in quella lotta selvaggia. Beh, che dire, a questo punto Jacopo, quindi ci lasciamo e andiamo verso il gala, verso il fine stagione, verso il finale di questo anno, anche se ormai siamo già sul gioco nuovo, quindi è un finale tra virgolette, giusto perché c'è la pausa. Sì, diciamo che si è conclusa con il botto, Luca, al finale di stagione, con tanti incidenti, tante battaglie, ultimo giro veramente incredibile da parte dei piloti, che hanno cercato in ogni modo di trovare il varco per poi riuscire a passare il corrispettivo rivale. Una stagione che si conclude, ma una stagione che praticamente si riaprirà tra pochissimo, perché tempo qualche settimana di pausa e che tutti ricaricano le batterie, perché poi dopo si ricomincia a settembre con i piloti che faranno uscire le carte e scoprire un po' come si sono preparati per la stagione che va per iniziare. Una stagione, Luca, che potrebbe prospettarsi come una delle più incerte degli ultimi tempi. Sì, anche perché è la prima che arriva su un gioco che sì, ha un pochettino la strada tracciata dai suoi predecessori, ma comunque guidiamo con vetture completamente diverse. Sevo si sta lamentando perché non è mai driver of the day. Beh, io effettivamente gliel'avrei dato per questa gara 2. Sì, oggi sì. In questa gara 2 sì. Onestamente, dal quindicesimo arrivare terzo è da driver of the day a prescindere. E va bene, Jacopo, che dire, noi siamo di nuovo in conclusione. Vado a ricordare prima gli appuntamenti, perché noi ci vediamo giovedì per il gala di fine anno, quindi mettetevi pronti, eleganti, profumino,
e noi ci prepariamo per i gara di fine anno. E come dicevo in precedenza, domani rimanete sintonizzati sui vostri social, perché sarà il vostro momento di votare per tutte le nomination, quindi andrete anche voi a dire la vostra e ad assegnare i premi di fine anno. Detto questo, poi sarà il tempo, arriverà il fine settimana, e quindi sabato dalle 15.45 seguiremo insieme le qualifiche, e poi come ieri dalle 14.30 di domenica il Gran Premio di Ungheria, qui sempre sul canale praticamente Formula Italian Team. È un non stop. Sì, praticamente Luca, il sabato se volete essere contenti, la domenica se volete rovinarvi il pomeriggio. Sono un uomo anche delicato, sono un uomo provato dopo ieri. Anche dopo ieri non è proprio il momento ideale. Comunque no, comunque i video qua sul canale non si fermano, anche se noi siamo in pausa. Comunque in qualche modo durante l'arco della settimana proporremo qualcosa per accompagnarvi un po' questo ferragosto, questo agosto bello torrido, e per poi l'imminente inizio di stagione. Gran Galà, te hai detto col profumino, vestiti bene, ma io credo che con 30 ciabatte. Gradi alla sera ciabatte un magnum e via. Però ecco, venite in tanti giovedì, perché sicuramente sarà un modo per ricordare cosa è successo la scorsa stagione, vedere chi ha vinto vari trofei, vedere cosa avete votato soprattutto, perché sarà anche il vostro voto a decidere un po' a chi andranno diversi premi. Quindi ragazzi, vi aspettiamo giovedì veramente carichi, e poi dopo se volete fare un salto a seguire la gara con noi della Formula 1 reale, come ha detto Luca, sabato e domenica sempre qua sui nostri canali di Formula Italian Team. Assolutamente sì, siamo quindi ai saluti, noi vi auguriamo una buona notte e vi ringraziamo tantissimo per averci scelto e seguito. Noi siamo sempre qui, come detto, seguiteci sui nostri social per non perdere nessun aggiornamento e nessun momento, nessuna azione. Rimanete sempre in contatto con noi. Grazie, buonanotte da me, Luca Flaminio, e da Jacopo Rochita. Ciao, buonanotte.